riprende con rinnovato fervore l'attività culturale a Palazzo Roverella di Rovigo, che propone l'arte a un pubblico sempre più vasto e consapevole, con una particolarissima attenzione alla didattica, perché le nuove generazioni possano più facilmente riconoscere la bellezza. Con la mostra Aria di oggi riapriamo Palazzo Roverella, direi il nuovo corso di Palazzo Roverella, perché è stato oggetto in questi ultimi tempi di un nuovo accordo fra l'amministrazione comunale di Rovigo e la fondazione della Cassa di Risparmio di Padova Rovigo. Io credo che sia stato un accordo importantissimo per la città di Rovigo, è un importante, diciamo, giacimento di quadri che non erano stati messi in mostra fino adesso e che invece da oggi in avanti potranno essere portati all'attenzione dei visitatori. Visitatori che mi auguro continueranno ad essere numerosi, come lo sono stati in questi anni durante le mostre importanti che noi abbiamo fatto, che sono state fatte, e quindi è una continuità, ma una continuità nel senso della maggior fruizione da parte di tutti del patrimonio artistico della città. La mostra Aria chiude il ciclo degli elementi naturali e qui a Rovigo, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il Museo Diocesano di Padova porta questa bellissima rassegna internazionale con circa 90 artisti illustratori di tutto il mondo che parlano dell'aria. L'aria è appunto un elemento che è stato rivestito di sacralità nelle culture dei diversi paesi del mondo, lo ricordiamo anche nella tradizione ebraico-cristiana, e dal soffio di Dio nasce proprio l'uomo. L'iniziativa è rivolta principalmente ai protagonisti, ai bambini e ai ragazzi, ma sono le famiglie che poi durante il fine settimana sono invitate a partecipare interamente, aderendo anche alle varie proposte dei tanti laboratori che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, la Palazzo Roverella, mette a disposizione. Sappiamo che è una mostra che proprio per la facilità di lettura riesce a parlare sia ai bambini ma anche agli adulti. Gli adulti hanno possibilità di mediare attraverso la loro esperienza quelle che sono anche emozioni che con difficoltà si possono manifestare e raccontare. Il raccontare e l'ascoltare, queste sono le due modalità con cui assieme alla vista questa mostra va goduta e va percorsa nelle cinque sezioni che qui a Palazzo Roverella vengono riproposte. Certamente è un evento culturale che ha le sue premesse e i suoi antefatti in due mostre precedenti rivolte all'infanzia e che a onor del vero hanno avuto anche un lusinghiero risultato. La prima incentrata sulla figura del grande burattino Pinocchio e la seconda il gatto con gli stivali. Abbiamo visto l'affluenza registrata in occasione di quelle manifestazioni, l'interesse dei più piccoli anche ai laboratori che sono stati allestiti. Abbiamo veramente apprezzato che la manifestazione poteva essere un veicolo di formazione e cultura di assoluto rilievo. Si è presentata, l'abbiamo anche cercata a onor del vero, questa felice combinazione col Museo Diocesano di Padova, che ormai da alcuni anni allestisce mostre veramente di grandissimo significato e di assoluto prestigio per l'infanzia, per poter avere la possibilità di ospitare in queste sale questa mostra nella logica appunto di portare cultura, contribuire anche alla formazione dei più piccoli, mondo al quale il nostro ente non da oggi guarda con particolarissima attenzione e non potrebbe essere altrimenti, perché i giovani, i bambini sono il nostro futuro.